Rivediamo alcune scene della seduta del Senato convocata da Cicerone per decidere la sorte dei congiurati e soffermiamo la nostra attenzione su alcuni verbi che si comportano in modo anomalo. Cicerone afferma di aver convocato i senatori perché esprimano il loro giudizio de coniuratis qui delictum confessi sunt. Riguardo ai congiurati, de coniuratis, che hanno confessato il loro crimine. Confessi sunt, che di fatto è la forma passiva dell'indicativo perfetto, è stato tradotto non con sono stati confessati, cioè al passivo, ma all'attivo, hanno confessato. Perché? Perché confiteor, confiteris, confessus sum, confiteri, è un verbo che appartiene a una categoria molto speciale, alla categoria dei cosiddetti verbi deponenti. Per capirlo meglio, riprendiamo un'altra scena della seduta del Senato, dove si decide la sorte dei congiurati. Cesare prende la parola. Nunc loquimur, non solum de damnazione, sine iudicio, sed de ipsa capitali pena. Ora parliamo, nunc loquimur, ora stiamo discutendo non solo della condanna senza processo, ma anche della pena capitale. Soffermiamoci su loquimur. La forma è passiva, come indica la desinenza mur, propria della prima persona plurale passiva. Ma il significato è attivo. Ora parliamo, ora stiamo discutendo. Non l'abbiamo tradotta dunque con siamo parlati, ma con parliamo, discutiamo. Questo verbo, che è loquor, loqueris, locutus sum, loqui, appartiene infatti come confiteor alla categoria dei verbi deponenti. Si tratta, in poche parole, di un gruppo di verbi che si comporta in modo anomalo. Infatti, hanno valore attivo ma forma passiva. Nella vignetta, per esempio, la forma verbale sequitur ha la desinenza passiva tur, ma non si traduce con è seguito, bensì con insegue. Cesar hostes sequitur, Cesare insegue i nemici. Come i verbi attivi, anche i deponenti vengono classificati in quattro coniugazioni in base alle terminazioni dell'infinito presente. Esaminiamoli. La prima, prendiamo come verbo esemplificativo ortor, esortare, ortor, ortaris, ortatus sum, ortari, esortare. L'infinito presente è in ari e si coniuga come l'equivalente passivo di laudo, quindi laudor. Per la seconda coniugazione prendiamo come esempio il verbo vereor, temere, vereor, vereris, veritus sum, vereri, temere. L'infinito presente fa in eri e questo verbo si coniuga come l'equivalente passivo di moneo, quindi moneor. Per la terza coniugazione prendiamo come esempio un verbo molto frequente che è sequor, sequor, sequeris, secutus sum, sequi. Qui l'infinito presente fa in i, sequi, e questo verbo si coniuga come l'equivalente passivo di legor. Per la quarta coniugazione prendiamo come esempio il verbo largior, che significa donare, elargire. Largior, largiris, largitus sum, largiri, donare. L'infinito presente è in iri e si coniuga come l'equivalente passivo di audio, audior quindi. Finiamo con la coniugazione mista e prendiamo come esempio il verbo gradior, che significa camminare. Gradior, graderis, gressus sum, gradi.
Anche qui l'infinito presente è in i come per la terza coniugazione e questo verbo si coniuga come l'equivalente passivo di capio, quindi capior.